cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Il caffè del martedì lo prendiamo con Fabio Pauselli di Umbria Meteo. Buongiorno Fabio e ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora Fabio, io apro questo caffè con la cartina diffusa già da ieri dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Umbria, che per l'Umbria, giornata odierna, dà un'allerta gialla. Un'allerta gialla, fenomeni localizzati, non è un'allerta né arancione né rossa, però insomma ci dice Fabio che oggi, da un punto di vista meteorologico, è una giornata da attenzionare, potremmo dire così, genericamente? Sì, diciamo che è proprio da attenzionare, perché sta transitando sull'Italia un'intensa perturbazione nord-atlantica. Seppure diciamo i modelli non danno l'Umbria come una delle regioni più a rischio, però le regioni limitrofe sì, quindi dall'Emilia Romagna ma anche Lazio, Campania, eccetera. Quindi leggevo un'attenzione c'è sempre da porla. Leggevo che in Campania c'è proprio addirittura una allerta importante, hanno chiuso anche le scuole in alcune realtà, quindi lì forse i fenomeni potrebbero essere più intensi, vero? Sì. Lì sicuramente saranno più intensi, perché praticamente diciamo la perturbazione sfrutterà un flusso di correnti molto stabili sud-occidentali e arriveranno diciamo dei blocchi temporaleschi dal Tirreno, che Tirreno ancora è piuttosto caldo, quindi amplificati a livello di intensità, e quindi potremmo avere anche dei frati di una certa consistenza, quindi possibili allagamenti o comunque problemi. Quindi. Esatto, insomma lì la situazione è un po' più complicata. Era prevista oggi per esempio la attesissima apertura agli scavi archeologici di Pompei, di una nuova sezione interamente restaurata, con tanto di inaugurazione da parte del ministro. È stata rinviata anche quella proprio per l'allerta meteo. Di questo però, e soprattutto di quello che accadrà oggi in Umbria, parleremo tra poco con Fabio Pauselli, subito dopo lo spot del caffè. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. E allora Fabio, facci capire che cosa dobbiamo attenderci ora per questa nostra allerta gialla. Che cosa ci aspettiamo quest'oggi? Sì, vi faccio subito vedere alcune mappe. Ecco, questa immagine satellitare è scattata poco fa, insomma, 8:15. Vedete come l'Italia è interamente coperta da nubi da nord a sud. Le nubi più intense sono sulle zone tirreniche, d'alta Toscana, ma anche e soprattutto, come dicevamo prima, tra Lazio e Campania, perché qui si formano i temporali che poi procedono con le correnti sud-occidentali verso est, quindi investono direttamente la Campania, questa è la zona di Napoli. E l'Umbria anche è investita da correnti sud-occidentali abbastanza instabili, però sono nubi compatte, intense, eccetera, però le piogge sono più tranquille. Diciamo qualche rischio temporale, soprattutto sul sud della regione, per nuclei temporaleschi possono arrivare dalla zona di Civitavecchia, comunque dall'Alto Lazio. Per il resto è pioggia buona, diciamo. Buona perché scenderà non in maniera violenta, buona perché molto attesa, immagino. Sì, perché attesa e non scendendo in maniera violenta, saranno piogge ben assorbite dal terreno. Qui vedete infatti l'immagine radar, addirittura in basso vedete a destra
l'intensità delle piogge, vedete che andiamo tra il moderato e leggermente intenso su alcune zone, ma nulla di particolare. Le zone dove è piovuto di più e dove sta piovendo più sono quelle settentrionali dell'Umbria, dove sono già caduti 15, 20, in qualche zona anche 25 mm. Ecco, tutto rimane nella norma, quindi tutto abbastanza tranquillo. E queste, sì, vuoi dire qualcosa? No, prego, prego, ero molto interessata. Vai, poi ti faccio una domanda. Queste sono le temperature attuali, queste sono le temperature minime che sono aumentate notevolmente rispetto a ieri. Addirittura ieri abbiamo avuto alcune gelate, quindi l'aumento è stato anche di 8-9 gradi, perché con la copertura nuvolosa e quindi anche la mancanza di inversione termica le temperature sono aumentate, quindi sono tornate classiche temperature autunnali del tempo piovoso. Ecco, Fabio, quello che ti volevo chiedere, scusami, è sì. Questa perturbazione che quindi oggi ci interessa e fortunatamente non in maniera violenta, si esaurirà nell'arco di questa giornata? Cioè sarà tutto il giorno ma poi finisce lì o prelude a qualcosa di più lungo? Allora, intanto vi faccio vedere l'animazione satellitare che spiega ancora meglio questo flusso di correnti intense, questi temporali che suonano sul basso terreno e investono solo parzialmente l'Umbria. Allora, per quanto riguarda la perturbazione, questa perturbazione, vi faccio vedere anche come è strutturata, vedete che è ben strutturata, quindi è una perturbazione molto intensa, però andando avanti con gli orari, sempre andiamo alla mezzanotte di stasera vedete che la perturbazione si sta allontanando verso est. Quindi questo vuol dire che le precipitazioni, soprattutto sulle zone del centro-nord Italia, diminuiranno già nel corso del pomeriggio fino ad esaurirsi in serata. Quindi è violenta ma veloce, mettiamola così. Sì, diciamo per le nostre zone è abbastanza veloce, mentre per il sud Italia, per esempio, su alcune zone diciamo dell'estremo nord-est, le piogge continueranno anche in serata e quindi anche la prossima nottata. Diciamo, come dicevo prima, l'Umbria è, in questa fase è stata abbastanza fortunata, perché questa intensa perturbazione ci colpisce in maniera non violenta come in altre zone. Quindi ecco, noi avremo la prossima notte ancora qualche pioggia fino a domattina lungo l'Appennino, qualche precipitazione anche nevosa fino ai 1200-1400 metri, però ecco, fondamentalmente il grosso entro la mattinata per l'Umbria passerà. Il che però non vuol dire che andrà tutto bene, in realtà c'è uno scenario più a medio termine che prelude all'aria fredda, è corretto? Sì, allora diciamo che ecco, questa è sempre la nostra perturbazione che ci interessa, vedete anche il livello barico che segna 984 millibar, quindi anche molto profonda come perturbazione, come bassa pressione, e questa profondità si riscontra benissimo con il fatto che le isobare sono molto fitte. Quando sono molto fitte così ci sono anche i venti molto forti, però anche in questo caso noi siamo fortunati per quanto riguarda l'Umbria, perché praticamente siamo attraversati dall'occhio del ciclone. Quindi i venti saranno più forti a sud e a nord dell'Umbria, mentre noi avremo venti ecco, deboli, moderati, poi entrerà un pochino di tramontana, però ecco, nulla di eccezionale. Poi vedete, come dicevo prima, la perturbazione che man mano che procediamo con le ore si allontanerà a destra, addirittura perderà forza. Però diciamo il miglioramento che giungerà al proprio apice, o meglio, arriverà il clou nella giornata di giovedì, che avremo una giornata abbastanza soleggiata, a parte le nebbie la mattina, sarà seguito da un nuovo peggioramento, una nuova perturbazione atlantica che diciamo è una perturbazione debole, quindi porterà qualche pioggia, un peggioramento nella giornata soprattutto tra venerdì, sabato e prime ore di domenica, ma sarà responsabile di un, come dicevamo prima, come anticipavi, di un afflusso di aria fredda, perché questa perturbazione formerà un minimo di bassa pressione sopra l'Italia che richiamerà quest'aria fredda che staziona diciamo sull'est Europa. Andiamo avanti con il che vuol dire che vedremo qualche fiocco di neve, Fabio? Diciamo che ecco, avremo soprattutto da sabato, ma ancor più da domenica, correnti tramontanea, aria moderatamente fredda, non freddissima, in arrivo da nord-est, e con nevicate, con precipitazioni soprattutto lungo l'Appennino, perché naturalmente quest'aria fredda si caricherà d'umidità lungo l'Adriatico, sul mare Adriatico è ancora caldo, e scaricherà appena incontrerà dei rilievi montuosi, quindi quelli appenninici. Quindi ecco, le precipitazioni saranno
per lo più concentrate sulle Marche. Noi probabilmente avremo qualche fiocco di neve, ma ecco, nella migliore delle ipotesi, diciamo nel fine settimana, arriveremo intorno ai 1000 metri, non di meno. Però c'è la possibilità che questo fatto, diciamo, apra la strada a qualcosina di più consistente la prossima settimana. C'è da confermare, perché naturalmente andiamo molto a lungo termine, però se vi faccio vedere ancora più la situazione a livello globale, diciamo, questa è la situazione attuale. Vedete, l'Italia è questa piccola qua, diciamo, che indico con il puntatore. Sì. E è investita la perturbazione che dicevamo adesso. Questo è il fine settimana, va davanti al fine settimana. Vedete la bassa pressione del fine settimana che richiama quest'aria fredda che c'è sul nord-est Europa. Però c'è la possibilità che arrivi più aria fredda dalle steppe russe, perché nei giorni successivi si formerà un ponte di alta pressione che va addirittura dalle zone sopra Mosca, quindi le zone dell'Artico sopra la Russia occidentale, fino all'Oceano Atlantico. Questa situazione cosa fa? Vedete che, come sappiamo, nell'alta pressione le correnti sono nel senso antorario, quindi che succede? Che praticamente qui si formerà una circolazione secondaria che porterà aria fredda verso l'Europa. E vedremo in quale quantità, perché se si formerà una bassa pressione abbastanza profonda sopra l'Italia, il richiamo dell'aria fredda sarà maggiore. Però ecco, queste sono ipotesi e lo vedremo con maggiore certezza nei prossimi giorni, perché ancora, diciamo, queste sono ipotesi. Però, quindi ecco, diciamo che prima, sabato potremmo già, col nostro appuntamento di sabato, vedere l'evoluzione. Giusto? Già sabato avremo qualche indicazione più certa, perché più sicura, perché ecco, avremo più dati per come sarà l'evoluzione nei giorni successivi. Però ecco, già adesso possiamo dire che questa possibilità c'è, e soprattutto ecco, che nel fine settimana, diciamo, si aprirà un pochino la porta del nord-est, la porta dell'Europa orientale, della fredda continentale. Diciamo che è uno scenario questo più tipico di novembre, no? Cioè, in tutto sommato, siamo in linea con quello che dovrebbe essere il mese di novembre, quindi siamo nella normalità, mettiamola così? Sì, diciamo che questo novembre è stato normalissimo, nel senso che sia come temperature che pian piano sono iniziate a diminuire, sia come quantità di piogge possiamo essere soddisfatti. Vediamo che più o meno a livello regionale siamo, ecco, con le piogge di oggi, con qualche pioggia del fine settimana, saremo sulle medie attese, addirittura anche in alcune zone con precipitazioni sopra le medie, quindi va bene. Le temperature sono un pochino sopra media, ma naturalmente con i mari caldi a tonalitale, col termosifone acceso 24/24, non è che si poteva pretendere di più. Però ecco, possiamo dire che magari col fine del mese, con questo ulteriore calo termico, queste correnti fredde da nord-est, potremo ancora avvicinarsi a una situazione di normalità, perché anche le proiezioni mensili ci danno un dicembre abbastanza normale, sia come temperature che come precipitazioni. Quindi non il dicembre nevosissimo. Io una volta ti avevo detto anno fungoso, anno nevoso, a dicembre farà molta neve, insomma è una butade questa ancora. Non si allora, queste sono, sì, praticamente una butade, ma ecco, comunque sia, non, per chi ci spera non perdiamo le speranze. Nel senso non che perdiamo le speranze. Già è molto avere delle proiezioni che ci dicono ci parlano di un dicembre normale, diciamo, sia come temperature come precipitazioni. Poi magari lo scalino successivo lo vedremo avanti col tempo, adesso non possiamo lo vedremo andare più troppo avanti. Sullo specifico. Fabio, ti chiedo solo una cosa, tornando un po', e con questo chiudiamo, tornando un po' alle allerte meteo, no? Abbiamo visto che oggi l'Umbria ha questa allerta gialla, lo ricordiamo, fenomeni localizzati, quindi non ingenti e non estesi, altrimenti, vedete la leggenda, sarebbe stata un'allerta rossa oppure arancione. Allora, nella vulgata popolare, il fatto che con un'allerta meteo, per esempio, in area campana si chiudano le scuole, si rinviano grandi eventi, accidenti, che esagerazione, alla fine è solo un po' di pioggia. È così? In realtà poi le allerte servono anche per limitare i danni? Sì, diciamo che è cambiata la percezione e, diciamo, c'è più consapevolezza che adesso i fenomeni possono essere veramente violenti e pericolosi. Quindi
si cerca di andare il più possibile con i piedi di piombo. Quindi ci può stare la chiusura delle scuole? Ci può stare la chiusura? Beh, in una situazione come quella attesa in campagna, sì, perché effettivamente ci sono dei rischi abbastanza consistenti, perché già nei giorni scorsi in campagna, zona di Salernitana, del Groppio, eccetera, abbiamo avuto danni ingenti con precipitazioni molto forti, quindi Agropoli, ma anche mi pare a Castellabate, e addirittura ha portato via la piazza principale del paese. Quindi io ci starei attento a una situazione del genere. Ok, e questo mi sembra giustissimo. In fondo, se siamo progrediti nella capacità di saper prevedere questi fenomeni, poi è giusto che questa capacità si traduca anche in azioni di prevenzione, perché poi sennò poi si contano non solo i danni, ma purtroppo anche i morti o comunque le situazioni che, per esempio, abbiamo visto nelle Marche non più tardi di un paio di mesi fa. Grazie a Fabio, sempre puntuale nelle sue previsioni, mai allarmistico, molto, molto scientifico e preciso. Quindi oggi portatevi dietro l'ombrello, perché vi serve. Non dovrebbe esserci niente di più di un po' di pioggia, che accogliamo anche benevolmente perché ce n'è davvero bisogno. Grazie Fabio, l'appuntamento con gli amici di Umbria Meteo è per sabato prossimo, quando scopriremo se nevicherà oppure no e a quali quote. Vedremo un po' che evoluzione avrà quest'aria fredda. Per il momento ci fermiamo qui e vi do l'appuntamento con l'informazione stasera a partire dalle 19:30 con la striscia dei nostri TG serali. A voi una buona giornata.